Buonasera, benvenuti alla nostra quinta passeggiata di quest'anno. Attraversiamo questa sera il romanzo di John Williams, Stoner. Chi ha letto il romanzo? Chi è perdutamente innamorato del romanzo? Perché qua diverse persone nelle settimane scorse mi hanno detto: questo è il mio romanzo preferito in assoluto, c'è molto amore attorno a questo romanzo, pubblicato nel 1965, e se lo son filato in pochi, pochissimi. Una decina di anni dopo la morte dell'autore, Williams è morto nel 94, una decina di anni dopo, chissà perché, risalta fuori sto romanzo ed è un successone clamoroso. Non ho approfondito questo aspetto questa sera, non la tocchiamo, però chi ha letto lo sa e chi lo leggerà scoprirà che l'ultimo passaggio del romanzo è proprio legato a un libro, il libro che Stoner ha pubblicato in vita e che è l'ultima cosa che tocca nella vita, è come una consegna di una parte della sua vita al suo romanzo. Significativo, no? Così è stato anche con John Williams, che ha consegnato una parte preziosa di sé al suo romanzo Stoner, che poi viene riscoperto parecchie decine di anni dopo la sua morte. No, una decina di anni dopo. Ho messo lì sotto il titolo, in questo passo, la edizione a cui faccio riferimento è questa, di Mondadori, a pagina 113, si dice: l'amore per la letteratura, per il linguaggio, per il mistero della mente e del cuore umano. L'amore che aveva sempre nascosto, come se fosse illecito e pericoloso, cominciò a esprimersi dapprima in modo incerto, poi con coraggio sempre maggiore, infine con orgoglio. Ho messo qui questo passaggio perché in effetti Stoner è un romanzo che parla di amore in tante forme diverse: amore per la letteratura, amore per l'immagine di sé, amore all'interno del matrimonio, amore per la figlia, amore romantico. Parla di tante cose questo romanzo: amicizia, ambiente universitario, tante cose. Allora entriamo subito nella lettura, e il primo passo che leggiamo questa sera, ancora senza l'ausilio della voce di Alessandro, per cui abbiamo pregato l'altra volta e che sta molto meglio, e quindi mandiamogli un altro applauso ancora ad Alessandro, incoraggiamo ancora, sta meglio, sta lottando, e insomma dai che ne viene fuori. Entriamo proprio nelle prime pagine del romanzo, questo è l'inizio. William Stoner si iscrisse all'Università del Missouri nel 1910 all'età di 19 anni. 8 anni dopo, al culmine della Prima Guerra Mondiale, gli fu conferito il dottorato di ricerca e ottenne un incarico presso la stessa università, dove restò a insegnare fino alla sua morte nel 1956. Non superò mai il grado di ricercatore e pochi studenti, dopo aver frequentato i suoi corsi, serbarono di lui un ricordo nitido. Quando morì, i colleghi donarono alla biblioteca dell'università un manoscritto medievale in segno di ricordo. Il manoscritto si trova ancora oggi nella sezione dei libri rari con la dedica: donato alla biblioteca dell'Università del Missouri in memoria di William Stoner, Dipartimento di Inglese, i suoi colleghi. Può capitare che qualche studente, imbattendosi nel suo nome, si chieda indolente chi fosse, ma di rado la curiosità si spinge oltre la semplice domanda occasionale. I colleghi di Stoner, che da vivo non l'avevano mai stimato granché, oggi ne parlano raramente. Per i più vecchi il suo nome è il monito della fine che li attende tutti, per i più giovani è soltanto un suono che non evoca alcun passato o identità particolare cui associare loro stessi o le loro carriere. Era nato nel 1891 in una piccola fattoria al centro del Missouri, vicino a Boonville, un paesino a circa 40 miglia da Columbia, sede dell'università.
Benché i suoi genitori all'epoca fossero ancora giovani, suo padre aveva 25 anni, sua madre neppure 20, Stoner fin da piccolo aveva sempre pensato che fossero anziani. A 30 anni suo padre ne dimostrava già 50. Piegato dalla fatica, fissava disperato l'arido pezzo di terra che di anno in anno dava da campare alla sua famiglia. Sua madre sopportava la vita con pazienza, come una lunga disgrazia destinata a finire. Aveva gli occhi pallidi e opachi, con intorno delle piccole rughe evidenziate dai capelli grigi e sottili, tirati sul capo e raccolti in una crocchia dietro alla testa. Per quel che ricordava, William Stoner aveva dato sempre una mano in casa. A 6 anni già mungeva le loro mucche ossute, dava da mangiare ai maiali nel porcile e a poche yard da casa, e raccoglieva le minuscole uova delle vecchie galline del pollaio. E anche quando aveva cominciato a frequentare la scuola di campagna, che distava 8 miglia dalla fattoria, le sue giornate, dall'alba al tramonto, erano piene di incombenze di ogni tipo. A 17 anni le sue spalle avevano già iniziato a curvarsi sotto il peso delle cose da fare. Erano una famiglia solitaria e lui era l'unico figlio, tenuta insieme dalla necessità della fatica. La sera sedevano tutti e tre nella piccola cucina illuminata da un'unica lampada a cherosene, a guardare la fiamma gialla. Spesso, durante quell'oretta di pausa tra la cena e il letto, l'unico suono era quello di un corpo che si muoveva con fatica su una sedia, o il leggero scricchiolio di una trave che cedeva un poco sotto il peso degli anni. La casa era rudimentale e le assi di legno grezzo cominciavano a curvarsi intorno alla veranda e alle porte. Con gli anni aveva preso i colori della terra arida, grigio e marrone screziato di bianco. Su un lato c'era un lungo soggiorno, con delle sedie rigide e qualche tavolino sbozzato, e la cucina dove la famiglia trascorreva la maggior parte del poco tempo insieme. Sull'altro lato c'erano 2 stanze da notte, ciascuna con un letto di ferro verniciato di bianco, una sedia rigida e un tavolinetto con sopra una lampada e un catino per lavarsi. I pavimenti erano di tavole di legno grezzo, disposte in modo irregolare e piene di fessure causate dal tempo, in cui la polvere filtrava costantemente e ogni giorno veniva spazzata via dalla madre di Stoner. Vedete, non grandi cose, la descrizione di una vita molto ordinaria, di cose ordinarie. Questo è il modo di procedere di tutto il romanzo. Una delle frasi che si dicono spesso parlando di questo romanzo è: non succede niente. In realtà è vero che è una vita piuttosto lineare, con qualche scossone, ma proprio per questo è enormemente ricca e il grande scrittore sa far emergere la ricchezza. Allora, il romanzo, come vediamo, comincia dalla fine, no? Dal tracciato sintetico di una vita, dal riferimento alla memoria del protagonista. Chi è stato William Stoner? Uno un po' così, di cui non rimane una grande immagine, no? C'è un pallido ricordo, un manoscritto medievale donato dai colleghi in sua memoria. Quando si sente citare il nome di Stoner, gli studenti non si interrogano granché. I colleghi più anziani lo leggono come un monito di quello che accadrà anche a loro, che stanno andando verso la morte. I docenti giovani non sanno chi sia. Non è uno che ha lasciato una grande traccia nell'immaginario collettivo. Tra l'altro questo inizio, forse ricordate, l'anno scorso abbiamo letto La morte di Ivan Ilich, no, di Tolstoi, inizia proprio così. Inizia dalla gente che si raduna alla notizia della morte di Ivan Ilich e poi il racconto si conclude con la morte di Ivan Ilich. Ecco, esattamente così. Anche qui, alla fine del romanzo, ci viene raccontato della morte di Stoner. Sono tanti i punti di contatto tra il romanzo e la morte di Ivan Ilich. Non ho approfondito, non so se sia stata una cosa pensata, voluta, ma ce n'è diversi. Che cosa rimane della vita di un uomo? Questa è la domanda che comincia a sostanziare il romanzo. Che cos'è che rende significativa
una vita. Che cos'è che la rende umana? Questa, dice Williams nel romanzo, è la domanda che ognuno prima o poi deve attraversare nella sua esistenza, se vuole fare verità nella trama della sua esistenza. Quando sono ammalato di Covid, mi ricordo, sapevo che rischiavo, insomma, beh, forse un po' dopo in realtà, quando ero venuto fuori ormai dal pericolo di morte, mi ricordo bene la domanda che veniva fuori. Ma se io muoio adesso, cosa rimane di me? Non ho messo il mondo al figlio, se non quelli clandestini, no? Non ho messo il mondo figli, non trasmetto un'eredità. Cosa rimane di me? Era arrivata un'età in cui, con intensità crescente, gli si presentava sempre la stessa domanda, di una semplicità così disarmante che non aveva gli strumenti per affrontarla. Si ritrovava a chiedersi se la sua vita fosse degna di essere vissuta, se mai lo fosse stata. Sospettava che alla stessa domanda, prima o poi, dovessero rispondere tutti gli uomini. Il tempo. Mi viene da pensare che questo è un romanzo anche sullo scorrere del tempo, no? Un po' come il deserto dei Tartari per qualche aspetto. Il tempo che lavora, che lascia il suo segno su ogni vita, lascia il suo segno su ogni cosa, l'abbiamo già visto, no? In queste prime pagine. Le assi di legno grezzo cominciavano a curvarsi intorno alla veranda e alle porte. E come le assi, così, nel silenzio della cucina, nelle sere dopo cena, l'unico suono era il leggero scricchiolio di una trave che cedeva un poco sotto il peso degli anni. Il tempo passa, le assi si incurvano, le travi sentono il peso delle cose, anche le spalle si incurvano, le spalle del padre di Stoner, le spalle di Stoner stesso, a 18 anni comincia ad avere anche lui già le spalle curve. Il tempo ci segna. Ecco, questo romanzo è anche il romanzo di come il tempo lascia traccia nella vita umana. Arrivato a 42 anni, William Stoner non vedeva nulla di emozionante nel proprio futuro. Del suo passato poco gli interessava ricordare. Anno dopo anno le sue spalle si erano andate incurvando. Non pensava spesso alla sua età, né rimpiangeva lo scorrere degli anni, ma quando si guardava allo specchio o scorgeva la sua immagine riflessa in una delle porte a vetri della Jesse Hall, l'università dove insegna, riconosceva i cambiamenti sul suo viso con un lieve sconcerto. Mi ricordo, più qualche anno fa che adesso in realtà, forse quando ho compiuto 40 anni, no? Mi faceva impressione, 40, me lo sono scritto sulla porta di casa, questo 40, perché non mi sembrava proprio di avere 40 anni, per ricordarmelo, no? E mi guardavo allo specchio e vedevo il cambiamento avanzare, diventavo un po' più grossino, un po' più, no? E non si è più fermata la cosa, evidentemente, no? Il tempo ti segna. Tu magari ti senti ancora trentenne, dai, ma... E invece il tempo ti segna. Lascia il segno. Allora la domanda diventa nel romanzo, ma c'è qualcosa che rimane in questo fluido scorrere del tempo? Qualche cosa che attraversa gli anni permanendo vivo? Ecco, l'incontro con la letteratura ha nella vita del giovane William Stoner i caratteri di una epifania, di una rivelazione, la rivelazione di una porta che si socchiude sull'eterno, su qualcosa che perdura e sopravvive. L'avventura della letteratura, allora. Fin dalle prime righe ci è stato detto che Stoner è stato un ricercatore universitario, uno studioso docente di letteratura. Nelle prime pagine del romanzo ci viene raccontato della fatica che Stoner, il giovane Stoner, fa nell'approccio alla letteratura, perché di per sé lui è andato in università, ha lasciato i campi dei genitori contadini per andare a studiare agraria, si è iscritto alla facoltà di agraria. Fa parte del percorso di agraria, così un po' per necessità, anche un esame di letteratura inglese, quindi Stoner segue il corso e non capisce.
e non ce la fa, è abituato ad altro. Per quanto si metta di impegno, dice pagina 13, le parole che leggeva restavano dei meri caratteri impressi sulle pagine e non riusciva a comprendere il senso di quel che faceva. Le porte della letteratura gli rimangono estranee, no, chiuse. E allora entriamo nella lettura del passo che segna l'incontro di William con la letteratura. Continuava a riflettere sulle parole che Archer Sloane, il suo docente di letteratura inglese, un tipaccio, antipaticissimo, diceva in classe, come se sotto al loro piatto significato si nascondesse una chiave che l'avrebbe condotto lì dove doveva andare. La classe aveva letto due drammi di Shakespeare e stava concludendo la settimana con lo studio dei sonetti. Gli studenti erano confusi e nervosi, quasi spaventati dalla tensione crescente tra loro e quella figura dinoccolata che li scrutava da dietro la cattedra. Sloane aveva appena declamato ad alta voce il 73° sonetto. Ora i suoi occhi erravano per la stanza e le labbra erano serrate in un sorriso privo di ironia. Cosa significa il sonetto? Chiese all'improvviso. Poi tacque, scrutando l'aula con torva, quasi compiaciuta disperazione. Mr. Wilbur, non vi fo risposta. Mr. Schmidt? Qualcuno tossì. Sloane posò i suoi occhi scuri e scintillanti su Stoner. Mr. Stoner, cosa significa il sonetto? Stoner deglutì e cercò di aprire la bocca. È un sonetto, Mr. Stoner, disse secco Sloane. Una composizione poetica di 14 versi con una struttura esatta che sono certo lei abbia memorizzato. È scritto in inglese, lingua che credo parli da qualche anno. Il suo autore è William Shakespeare, un poeta ormai morto che tuttavia occupa una posizione di una qualche importanza nella mente di pochi. Guardò Stoner ancora per un momento. Poi i suoi occhi divennero come ciechi, mentre fissavano un punto invisibile oltre la classe. Senza leggere dal libro, ripeté di nuovo la poesia e la sua voce si fece più profonda e più dolce, come se le parole, i suoni e la metrica si fossero per un istante incarnate in lui. In me tu vedi quel periodo dell'anno quando nessuna o poche foglie gialle ancora resistono su quei rami che fremono contro il freddo, nudi archi in rovina ove briosi cantarono gli uccelli. In me tu vedi il crepuscolo di un giorno che dopo il tramonto svanisce all'occidente e a poco viene inghiottito dalla notte buia, ombra di quella vita che tutto confina in pace. In me tu vedi lo svigorire di quel fuoco che si estingue fra le ceneri della sua gioventù, come in un letto di morte su cui dovrà aspirare, consunto da ciò che fu il suo nutrimento. Questo in me tu vedi, perciò il tuo amore si accresce per farti meglio amare chi dovrai lasciar fra breve. Vi fu un istante di silenzio. Qualcuno si schiarì la voce. Sloane ripeté di nuovo i versi, stavolta con un tono più piatto, il suo tono di sempre. Questo in me tu vedi, perciò il tuo amore si accresce per farti meglio amare chi dovrai lasciar fra breve. Guardò di nuovo William Stoner e disse brusco: Shakespeare le parla attraverso 3 secoli di storia, Mr. Stoner. Riesce a sentirlo? William Stoner si rese conto che stava trattenendo il fiato da un pezzo. Espirò dolcemente, sentendo con chiarezza i vestiti che gli si muovevano sul corpo via via che l'aria usciva dai polmoni. Distolse lo sguardo da Sloane e osservò la stanza. La luce entrava di taglio dalle finestre, posandosi sui volti dei suoi compagni, che parevano illuminarsi dall'interno, stagliandosi nel buio.
Uno studente strizzò gli occhi e un'ombra sottile gli si posò sulla guancia, la cui parte inferiore era esposta al sole. Stoner si accorse che le sue dita stavano allentando la presa dal bordo del banco. Voltò i palmi e si guardò le mani, stupendosi di quanto fossero scure e del modo perfetto con cui le unghie si adattassero all'estremità delle dita. Gli sembrò di sentire il sangue scorrere in tutte quelle arterie e venuzze, pulsando lieve e incerto dalle falangi fino al resto del corpo. Sloane intanto aveva ripreso a parlare. «Cosa le sta dicendo, Mr. Stoner? Cosa significa questo sonetto?» Stoner alzò lo sguardo con lentezza, riluttante. «Significa», disse, e sollevò le mani in aria con un gesto vago. Sentì che il suo sguardo si faceva vitreo, mentre cercava con gli occhi la figura di Archer Sloane. «Significa», ripeté, e non riuscì a terminare la frase. Sloane lo guardò incuriosito. Poi annuì bruscamente e disse: «L'ora è finita». E senza guardare nessuno, si voltò e uscì dalla classe. Ora, trovo straordinario questo passaggio perché... Che cosa è successo? Beh... Cos'è che è successo? Questo è un passaggio centrale, è l'incontro con la letteratura che accende William e gli segna la vita. Da questo momento la letteratura diventa qualcosa di fondamentale nella sua vita e lui diventerà, vedremo, docente perché... Ma che cos'è che è successo? Più avanti, quando incontrerà per la prima volta Hollis Lomax, che diventerà il suo acerrimo nemico in università. Lomax all'inizio, una sera, a casa di Stoner, beve un po' troppo, quindi comincia a raccontare della sua vita. Lomax diventerà appunto anche lui docente, addirittura direttore del dipartimento di Stoner. E, è deforme, ha una vistosa gobba sulla schiena, al braccio rigido, si trascina zoppicando, e raccontando delle sue difficoltà che ha affrontato da giovane, messo da parte per la sua deformità, racconta dell'incontro con la letteratura anche lui. E quando arrivò alle lunghe giornate e alle sere passate da solo nella sua stanza, leggendo libri su libri per sfuggire ai limiti che il suo corpo infelice gli aveva imposto, e alla scoperta graduale di un senso di libertà che si faceva più intenso via via che ne comprendeva la vera natura, quando Lomax raccontò tutto questo, William Stoner sentì un'affinità con lui che non aveva previsto. Capì che Lomax aveva attraversato una sorta di conversione, un'epifania di ciò che le parole possono far conoscere e che però non si può esprimere con le parole, proprio come era accaduto a lui durante la lezione di Archer Sloane. Allora la domanda, ma che cosa è successo qui quando William, giovane, ventenne, iscritto ad Agraria, incontra casualmente la letteratura attraverso il 73° sonetto di Shakespeare? Che cos'è che è accaduto? La risposta è, beh, è un'epifania. Sì, ma un'epifania di che cosa? Il sonetto declamato dal professor Sloane con occhi come ciechi, dice Williams, no? Mentre fissavano un punto invisibile oltre la classe. Quel sonetto di Shakespeare è un'apertura su un altro tempo, è una porta che si socchiude nella vita di Stoner. Un'apertura su un altro tempo, dove magari le spalle non si incurvano, dove magari le travi non sentono il peso degli anni. Accade in William Stoner qualcosa di misterioso, comincia a sentire con più intensità e forza la vita che gli scorre attraverso e che gli scorre attorno. Questo che succede, questo ci racconta Williams. C'è tutta questa descrizione di robe da niente, no? La luce che entra di taglio sulla guancia dello studente, Stoner che si accorge delle sue dita, di come le unghie sono perfettamente... E uno dice, vabbè, ma quindi? E quindi Stoner sta diventando vivo per davvero.
si accorge semplicemente delle cose come sono. Scende a un livello di profondità dentro la densità delle cose ovvie di tutti i giorni, con tale densità che la Bibbia la chiama incarnazione. C'è qualcosa che lo chiama da lontano, no? Shakespeare le parla attraverso 3 secoli di storia, Mr. Stone, riesce a sentirlo? Eh sì, Stone per la prima volta riesce a sentirlo. A sentire qualcosa che rende vitreo il suo sguardo, no? Che lo rende contemporaneamente assente dal contesto e contemporaneamente assolutamente presente a se stesso, come mai nulla prima. Il sonetto di Shakespeare, che si è incarnato in qualche modo in Arthur Sloane, avete notato che ci viene detto, lo legge 3 volte il sonetto, la prima volta passa, la seconda lo declama senza leggere le parole, guardando questo punto lontano. Questo è il momento che segna Stoner. La terza volta è quando, con voce piatta, la solita, ripete gli ultimi 2 versi per sfottere Stoner che non sta capendo niente, no? Secondo lui. Ecco, quel secondo modo di declamare il sonetto è qualcosa che incarna quel sonetto, e questo segna la vita di Stoner, lo accende. Che cosa vuol dire fare scuola? Cosa vuol dire accendere un giovane alla passione delle parole che vengono da lontano, che ti chiamano a qualche cosa, che non sanno definirti le parole, eppure te lo fanno intravedere, che è il mistero della vita. L'epifania delle cose come sono, e Stoner in quel momento vede tutto, percepisce il sangue che gli scorre tra le arterie e le venuzze, capito? Quel punto di contatto tra il tempo e l'eternità diventa il presente, che è l'unico punto di contatto tra il tempo e l'eternità. E quel sonetto lì aiuta Stoner a scendere in profondità. Mentre preparavo questa sera, mi è venuta in mente l'anno scorso, ricorderete, abbiamo passeggiato nella Valle dell'Eden di Steinbeck. Rileggiamoci un passo che abbiamo letto l'anno scorso. Guardate com'è curioso, no? La Valle dell'Eden è del 1952, Stoner è del 65. Io non so se Williams avesse presente questo passo, ma guardate anche qui come viene raccontato l'innamoramento. Qui Stoner si innamora della letteratura, qui Steinbeck parla invece dell'innamoramento di Adam, il protagonista, per una donna, eh? Ma guardate come vengono entrambi raccontati in modo simile, lo trovo curioso, no? Possiamo dire che, no, dopo ve lo dico, scrive così: si accende a volte nella mente di un uomo una sorta di esaltazione. Succede a quasi tutti, sta parlando dell'innamoramento, eh? La senti crescere e prepararsi come una miccia che brucia avvicinandosi alla dinamite. È una sensazione che prende allo stomaco, un'eccitazione dei nervi, un'energia nelle braccia. La pelle beve l'aria e ogni profondo respiro che inali è dolcissimo. Inizia come uno stiracchiamento voluttuoso, accompagnato da un grosso sbadiglio. Un lampo nel cervello e il mondo intero riluce davanti ai tuoi occhi. Uno può trascorrere la vita intera nel grigiore, su una terra e tra alberi scuri e cupi. Gli eventi, anche più importanti, possono sfilargli accanto, pallidi e insignificanti. E poi l'esaltazione. Tale che il canto dei grilli gli allieta l'orecchio. L'aroma della terra gli colpisce le narici, alzandosi come un canto. E una luce screziata sotto i rami di un albero benedice i suoi occhi. Allora quell'uomo trabocca nel mondo esterno come un torrente in piena, inesauribile. E immagino che l'importanza di un uomo nel mondo si possa misurare dalla qualità e dal numero di quei momenti gloriosi. Un fatto personalissimo, ma che lo connette con il mondo, la madre di ogni creatività, che rende ciascun uomo speciale rispetto a tutti gli altri. Questa è la grazia.
A me sembra che la grazia sia questo, ciò che ti accende alla vita così com'è. Ti rende grato di essere vivo. Anche Steinbeck, cos'è che sta descrivendo? Ti accende l'esaltazione, l'innamoramento, e comincia a sentire il canto dei grilli. Ma chi se ne frega il canto dei grilli? Senti l'aroma, anche qui, i sensi, tutti i sensi sono coinvolti. L'aroma della terra arata sale come un canto, che bello. Ho capito, ma vabbè, uno si aspetta che dall'incontro con la grazia che ti accende, con l'amore che ti accende, dai, magari ti dà, non so, un'intuizione formidabile sul senso profondo delle cose. No. No, ti aiuta a vivere le cose come sono e ad accogliere con gratitudine e ti ci fa sentire a casa nelle cose come sono. Mi sembra che Williams stia dicendo questo. Ora, è anche curioso però che nell'accompagnarci dentro l'esperienza che Stoner fa nell'incontro con la letteratura, John Williams non ci dice niente del contenuto di quell'esperienza, cioè del sonetto di Shakespeare, che fosse quello, che fosse un'altra cosa, è ininfluente. Voglio dire, ci vengono in mente, no, i casi di gente che si è accesa all'ascolto di una parola letta, ascoltata, mi viene in mente Francesco d'Assisi, che capisce improvvisamente, così raccontano i biografi antichi, qual è il suo modo di vivere il Vangelo, ascoltando quel passo del Vangelo che dice: vai, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni, seguimi, non prendere con te bisaccio, non prendere con te il bastone, soltanto non andare coi calzari. E Francesco sente questa pagina e dice: ecco, questa pagina mi interpreta, mi accende incontro al mio futuro, ecco qual è il contenuto della mia vocazione, ecco. Ma qui con Stoner non c'è questa roba qua. Sono tentato l'anno prossimo, ma non credo che avrò il coraggio di farlo, in una delle passeggiate, di affrontare la storia infinita. Non lo faccio perché è una metafora così potente, così densa che non riuscirei a scioglierla. Ma lì è tutto su questo, no? Il ragazzino sfigato che prendono tutti a sberle e che diventa grande perché si scopre interpretato da quel racconto straordinario. Ma qui Stoner non fa un'esperienza così. Oppure mi veniva in mente la prima volta che mi ha colpito un passo di Vangelo. Avevo già vissuto un po' la mia conversione, no? 18 anni, e mi sono trovato davanti a quella pagina di Giovanni 21, no? Sapete, la pesca miracolosa alla fine del Vangelo di Giovanni, Gesù risorto, però i discepoli ancora non l'hanno bene incontrato, insomma, e quindi quella mattina all'alba sul lago di Galilea Pietro e qualcun altro che pescano, non tirano su niente, tutta notte, si presenta uno sulla spiaggia da lontano, un centinaio di metri, che chiede: non avete niente da mangiare? No, niente. Vabbè, allora buttate la rete dalla parte destra della barca e troverete. Quelli la buttano e naturalmente la tirano su piena di pesci. E io mi ricordo come quella sera, seduto al tavolino lì in salotto, ho davanti questa pagina di Vangelo e dico: cavolo, io sto vivendo questo. Io che mi sono sentito così povero, così senza risorse, così in difficoltà, ho incontrato il Dio vivente e adesso mi sento ricco di un mucchio di pesci. Questo è quello che mi sta. E vivevo l'esperienza meravigliosa di vedere che la pagina di Vangelo si piegava per prendere la forma della mia vita e mi aiutava a comprendere quello che vivevo. Quel contenuto, quell'immagine, quel racconto diventava quello che io vivo. Oppure cercavo di recuperare anche una pagina di letteratura non religiosa, no? In cui io mi sia sentito, in cui abbia detto: ecco quello che vivo. E mi veniva in mente quel passo che cito spesso di Primo Levi, no? Nel Sistema Periodico, dove Primo Levi dice che il mistero preme per svelarsi, che lui andava a scuola, gli riempivano la testa di robe inutili, discorsi di filosofia inutili, e intanto c'erano le gemme sugli alberi, il volo vano dei pappi, no? E dice: lì c'è il mistero che preme per svelarsi, per raccontarsi. Io quando ho letto quel passo lì
mi sono detto, ecco qual è la mia visione delle cose, ecco perché sono innamorato della vita, io sento il mistero che preme per svelarsi. Ma qui non troviamo questo. Qual è il contenuto? Williams, John Williams, ascolta, ma perché in questa pagina c'è molto più quello che non dici che non quello che dici? Perché hai fatto questa scelta? Io non ho risposta. Quando lo leggerete, poi mi dite, magari lo scoprite. Comunque lo trovo straordinario, no? Di un'intelligenza straordinaria. Noi capiamo che Stoner sta facendo un'esperienza che gli cambia la vita, ma è come se ne rimanessimo al di fuori. Perché forse è così. Esperienze di questo tipo è difficile raccontarle. Tu vedi uno che cambia improvvisamente il suo modo di stare al mondo e ti chiedi, beh, ma cosa è successo? E magari quello non riesce tanto a dirtelo. Più avanti ci viene raccontato di come matura, come va avanti il suo rapporto con il mondo della letteratura. Ho riportato lì in fondo a pagina 5. Non aveva amici, è ancora studente qui, eh? E per la prima volta nella vita prese coscienza della solitudine. Certe notti in soffitta alzava gli occhi dal libro e contemplava gli angoli bui della stanza, dove, sentite che bello, la luce della lampada guizzava tra le ombre e se la fissava a lungo e attentamente l'oscurità si condensava in una luce che acquistava la forma impalpabile di ciò che stava leggendo. E allora si sentiva fuori dal tempo, proprio come si era sentito quel giorno in cui Arches Sloane gli aveva parlato. Il passato sorgeva dalle tenebre e i morti tornavano in vita di fronte a lui e insieme fluivano nel presente in mezzo ai vivi, tanto che per un istante aveva la percezione di stringersi a loro in un'unica densa realtà da cui non poteva e non voleva sottrarsi. Tristano e la dolce Isotta gli sfilavano sotto gli occhi. Paolo e Francesca vorticavano nel buio incandescente. Elena e il radioso Paride, amareggiati dalle conseguenze del loro gesto, spuntavano dal buio. E Stoner li sentiva più vicini dei suoi stessi compagni, che si spostavano da una classe all'altra, alloggiando presso una grande università a Columbia, nel Missouri, e che camminavano distratti nell'area del Midwest. Sente estranei gli altri, ma si trova a casa sua con i personaggi della letteratura. E tutto questo comincia a trasformarlo dal di dentro e Stoner se ne accorge. Comincia a misurare la distanza da quel se stesso di qualche anno prima che lavorava nei campi, che viveva nella campagna americana e sente che sta diventando altro. E a un certo punto Arches Sloane, il suo docente di letteratura, lo chiama e lo interroga sul futuro. Mi sono già dilungato, quindi saltiamo un po' di quel passaggio lì, ne leggiamo soltanto un pezzo. Sloane gli dice, allora cosa farai? Cosa farà una volta finito il corso? Dice, non lo so, non ci ho ancora pensato. Capisco dal suo curriculum che i suoi genitori sono contadini, tornerà a coltivare la terra? E lì risponde, no. E Williams dice che Stoner stesso si meraviglia di questa cosa che ha detto, perché non ci aveva pensato. Ma in effetti in quel momento prende consapevolezza del fatto che ha già deciso. No, io non torno indietro. Naturalmente non è necessario che lei se ne vada. Immagino che non abbia rendite personali. Stoner fece di no con la testa. Ha una media eccellente e a parte alzò il sopracciglio e sorrise. A parte la verifica di letteratura del secondo anno, vedo soltanto delle A nei corsi di inglese e nelle altre materie non è mai sceso sotto la B. Se riuscirà a mantenere questi voti ancora per un anno o giù di lì, sono certo che otterrà la laurea specialistica. Dopodiché è probabile che potrà insegnare, continuando a lavorare per il dottorato, sempre che la cosa le interessi. Stoner indietreggiò. «Cosa intende?» chiese, avvertendo un che di spaventato nella propria voce. Sloane si protese sulla scrivania, avvicinando il volto a quello di Stoner.
Le rughe sul suo viso lungo e sottile parvero ammorbidirsi e la voce, secca e tagliente, si fece mite e indifesa. «Ma non capisce, Mr. Stoner?» domandò. «Non ha ancora capito. Lei sarà un insegnante». All'improvviso gli sembrò che Sloane si stesse allontanando, insieme alle mura dell'ufficio. Si sentì sospeso nell'aria aperta, mentre la sua voce diceva «È sicuro?» «Ma certo», disse dolcemente Sloane. «Come può dirlo? Come fa a saperlo?» «È la passione, Mr. Stoner», disse allegro Sloane. «La passione che c'è in lei, nient'altro». «Nient'altro». Si accorse di annuire a Sloane, mormorando qualche parola priva di senso. Poi si vide uscire dall'ufficio, come estraniato da se stesso, no? Anche qui c'è un'epifania. «Ah, insegnerò, non ci avevo mai pensato, però adesso che me lo dici mi ci riconosco». Gli tremavano le labbra, aveva le estremità delle dita addormentate, camminava come se dormisse e tuttavia aveva una percezione intensa di ciò che lo circondava. Cos'è successo? Che Archer Sloane, in quella prima occasione di cui abbiamo raccontato, aveva visto in Stoner? Perché si era fermato a guardarlo incuriosito, ci dice John Williams. È incuriosito perché riconosce in Stoner quello che lui stesso ha vissuto a sua volta, no? La passione, dice, l'amore per la letteratura. Sloane aveva incarnato il sonetto di Shakespeare e questo aveva acceso William alla passione per la letteratura. Aveva socchiuso quella porta nell'ombra da cui, nelle serate buie in fattoria, prendono forma i personaggi dei racconti antichi. Qui non potevo esimermi da richiamare il passo di Pennac, no, riguardo dei professori dimenticati, indimenticati. Sapete, Pennac, nel suo discorso all'Università di Bologna, quando gli danno la laurea ad honorem nel 2013, tiene questo bellissimo discorso breve, una lezione di ignoranza, e racconta di che cosa vuol dire essere davvero un docente, un insegnante, e allora mette lì questo passo: per la prima volta ci sentiamo una persona in divenire, perché il docente vero mi guarda e quindi io sento di essere una persona in divenire, cioè non sono chiuso nel baratro del giudizio, sei uno da cui non si tirerà fuori niente di buono. No, sono in divenire, io posso trasformarmi. Questo forse intendiamo quando molti anni dopo ricordiamo la maestra, il professore, l'educatore o il mentore che ci ha cambiato la vita, come Sloane la vita di Stoner. Riconosciamo che senza di loro non saremmo ciò che siamo. E ci diciamo anche che non li dimenticheremo mai. In realtà non li abbiamo mai dimenticati. Ognuno pensi ai suoi educatori o docenti che l'hanno segnato nella vita, gli hanno socchiuso la porta di cui stiamo parlando, no? Che l'hanno acceso alla passione per la lettura, per lo studio. Che qualità speciali avevano questi indimenticati per suscitare una tale gratitudine? Erano qualcuno, improvvisamente. Erano speciali. In cosa speciali? Per esempio nel fatto che in quanto professori sembravano incarnare la loro materia. Gli altri si limitavano a insegnarla e a giudicare dalla loro espressione a un uditorio che non consideravano neppure degno di riceverla. Ecco come spegnersi al di qua e al di là della cattedra. Loro no. Ci reputavano in grado di condividere il loro entusiasmo. Proprio questo effetto di incarnazione è stato la prima cosa decisiva. Visti oggi, forse nella loro materia quegli insegnanti non erano le cime che immaginavamo allora, ma ci hanno comunque trasmesso la voglia di sapere. E non solo. Grazie al loro entusiasmo e alle loro richieste, quella materia diventò per noi una compagnia e lo sforzo un compagno.
Viene sempre da pensare che certamente nella vita di Gesù Giovanni Battista è stato questo. I Vangeli ne parlano diffusamente, no? Gesù si accende alla sua vita, alla sua missione, anche perché ha davanti Giovanni il Battista. Mi viene anche da pensare che Gesù, nell'ascolto in sinagoga da bambino, poi da adolescente, no? L'ascolto delle grandi pagine dei profeti, della storia di Israele, quante volte Gesù, il piccolo e poi il giovane, Gesù si sarà acceso nell'ascoltare la pagina di Zaccaria, no? Che parla del re che viene, ecco il tuo re viene seduto su un puledro, su un asino, non come quel poveretto di Alessandro Magno che viene sul cavallo bianco, ma che il tuo re Gerusalemme viene seduto su un asino, e il giovane Gesù che si infiamma dice: ecco, questo è il Messia di cui abbiamo bisogno. Ed è quello che orienterà poi la sua scelta nell'ingresso a Gerusalemme, no? O almeno così la rileggono poi i discepoli. Ognuno di noi si accende per ciò che lo colpisce, per ciò che gli apre orizzonti. Che cos'è che mi apre? Che cos'è che mi accende? Questa è una buona domanda. Che cos'è che mi accende? C'è qualcosa che mi accende? Non mi accendo più? Se non mi accendo più posso chiederlo, eh? È già preghiera questo. Perché ci sono quei passaggi della vita in cui ci sentiamo spenti, in cui la vita quotidiana è diventata grigia, no? Lo diceva Steinbeck, no? Nel passo che abbiamo letto. Dai, Signore della vita, io che sono diventato cenere e fango, accendimi. Qui la chiama esaltazione. Com'è che la chiama esaltazione? Accendimi, fammi innamorare della mia vita, che qualcosa accada che mi desti dal mio torpore. Ecco, nella vita di Stoner accadono delle cose che lo destano. La prima volta è l'incontro con la letteratura, una seconda volta l'incontro con quella che diventerà sua moglie, Edith. Non ci stava tutto, cosa devo fare? Non possiamo mica leggere tutto, però meraviglioso anche quel passaggio in cui Stoner per la prima volta vede Edith e comincia a percepire di esserne attirato, è tremendamente goffo, quella è peggio di lui, è una timida fino all'ombelico, e quindi è anche simpatico vedere come i due gradualmente cercano l'incontro, che in realtà non riusciranno ad avere. Pur sposandosi, non si incontreranno mai, quasi mai. Ed è meraviglioso però vedere come Stoner percepisce nella timidezza di Edith, nella timidezza veramente, come dire, oppressiva di Edith, una richiesta d'aiuto, dice proprio così il romanzo. Molto bello, però non possiamo starci adesso. Ho riportato lì, a proposito dell'amore che ci desta all'intensità della vita nelle cose ovvie, questa meravigliosa poesia di Nina Cassian, poetessa rumena, a proposito del diventare veramente vivi. Dai, leggiamocela anche se siamo in ritardo, ma... Più vivo di così non sarai mai, te lo prometto. Per la prima volta vedrai i pori schiudersi come musi di pesce e potrai ascoltare il mormorio del sangue nelle gallerie, no? Nelle tue vene, come dice anche Williams, no? Stoner che comincia a sentire il pulsare del sangue nelle venuzze, nelle arterie, eccolo qua. Il mio amore, sta dicendo Nina Cassian, ti renderà così vivo che sentirai il tuo sangue scorrerti nelle vene. E sentire la luce scivolarti sulle corne come lo strascico di un abito. Per la prima volta avvertirai la gravità pungerti come una spina nel calcagno, e per l'imperativo delle ali avrai male alle scapole. Che bello! Ti prometto di renderti talmente vivo
che la polvere ti assorderà cadendo sopra i mobili, che le sopracciglia diventeranno due ferite fresche, e ti parrà che i tuoi ricordi inizino con la creazione del mondo. Il mio amore ti renderà vivo, così vivo che sentirai la polvere cadere su. Non è meraviglioso? Eh? Non è meraviglioso? Sì, per chi deve fare la polvere non tanto, però c'è qualcosa di straordinario, no? Nell'intuizione che è l'amore ricevuto e dato a renderci pienamente vivi. E questa nella Bibbia è una consapevolezza che viene fuori a ogni pagina, fin dall'inizio. È l'amore che ti rende vivo, sei una statua d'argilla, è l'amore nella forma del respiro, cioè dell'intimità condivisa, il respiro del Creatore che ti condivide la sua intimità amorosa. È questo che ti rende da statua d'argilla essere umano. Nel Deuteronomio c'è questa espressione meravigliosa che dice che la terra di Israele è terra benedetta, terra quindi nella mentalità antica feconda, ferace, porta i suoi frutti perché lo sguardo del Creatore continuamente riposa su di lei. Lo sguardo d'amore del Creatore riposa sulla terra di Israele che risponde dando frutti. È l'amore che ci rende fecondi, ragazzi, sappiamo, no? Per esperienza. Ed è così vero che a un certo punto, com'è che nasce in Israele l'intuizione della risurrezione dei morti? Come nasce questa intuizione? Nasce per il fatto che se l'amore è fedele troverà il modo di darti vita anche dopo la tua morte. Siccome Dio è il Dio amante della vita, allora il giusto che anche in tempo di persecuzione, secondo il libro dei Maccabei, accetta di varcare la soglia della morte per rimanere fedele al suo creatore, ecco, il creatore che ti ha dato vita saprà ridartela. La fedeltà dell'amore trova il modo di darti vita anche se muori. Ti rende vivo anche nella morte. È così che nasce l'intuizione della vita eterna, della vita piena che attraversa anche la morte, quindi della risurrezione dei morti. Più vivo di così non sarai mai, te lo prometto, poesia di Nina Cassian. Allora anche Stoner dovrà imparare un po' per volta a diventare un docente che accende i suoi alunni. Stoner di sé non ha affatto l'idea di essere un docente che sa accendere gli alunni, ma a un certo punto, una volta che si accorgerà di poter essere un buon docente, comincia anche, con sua sorpresa, a constatare che la sua passione che ci mette nell'insegnamento accende i giovani studenti e quindi cominciano a cercarlo, comincia ad essere apprezzato in università e lui stesso dice: mamma mia, cosa sta succedendo? E cosa sta succedendo? Sta succedendo che ti stai lasciando accendere dalla tua passione. Mentre lui, no, nella frase che dicevamo in esergo all'inizio, quell'amore per la letteratura che aveva sempre nascosto, come se fosse illecito, pericoloso, quell'amore cominciò a esprimersi, dapprima in modo incerto, poi con coraggio e infine con orgoglio. Più del suo mentore, più di Hutchins Sloane, Stoner lascerà spazio alla passione nell'insegnamento. C'è poi il grande tema delle trasformazioni, lo lasciamo da parte, ma nel romanzo tutti i personaggi si trasformano, proprio perché John Williams è così profondamente attento all'evoluzione della vita, racconta i tanti passaggi di evoluzione di Stoner, di Edith, della loro piccola Grace, hanno una figlia soltanto, Grace. Sono trasformazioni non sempre liete, sempre impegnative e spesso anche tristi. Però è una tristezza con un fondo sempre di letizia. Questo non è un romanzo triste, è un romanzo che ti fa innamorare della vita, che ti fa dire, beh, la vita merita di essere vissuta, anche quando c'è certamente i suoi passaggi di fatica, di dolore, di strappo. E dentro tutto questo merita proprio di essere vissuta.
In cerca di una forma, metto lì questo secondo punto, proviamo a dire qualcosa. La pressione dell'amore. C'è un senso di estraneità che attraversa in molti modi la vita dei personaggi del romanzo. La vita di William, certamente, la vita della moglie, della figlia Grace. Lo si vede da tante cose. Diciamo una parola su Edith. Edith è proprio la donna in cerca di una forma per la sua vita, perché non ce l'ha una forma, la sua timidezza che ci viene suggerito, forse è l'effetto anche di un'educazione molto rigida o forse anche peggio che rigida. A un certo punto, quando muore il padre di Edith, muore suicida perché è il proprietario di una banca che è fallita, quindi si toglie la vita nella crisi del 29, Edith torna a casa per stare un po' con la madre, è rimasta vedova, e c'è la descrizione di questo passaggio che il lettore dice: "Boh, ma cos'è che sta succedendo?" Edith che raccoglie tutte le cose in camera che parlano della sua infanzia, le divide in due mucchi, quelli che non hanno a che fare con papà e quelli che hanno a che fare con papà, e tutti gli oggetti che hanno a che fare con papà li distrugge, li sbriciola fino alla polvere, li brucia, li butta via. E il lettore assiste a questa cosa e dice: evidentemente Edith sta cercando di rinascere in qualche modo, liberandosi di questa figura. Non abbiamo capito perché è così oppressiva, però vedremo dopo quel momento che Edith cerca disperatamente di dare un'altra forma alla sua vita. E allora comincia a vestirsi alla moda, si taglia i capelli in un altro modo, comincia a parlare in modo diverso, si atteggia ad essere una appassionata di teatro che in realtà non le frega niente. Poverina, cerca di proporre una trasformazione che però è soltanto esteriore. E l'educazione che darà alla figlia Grace sarà anche lì un'educazione tutta esteriore. Sapete, quelle persone completamente anaffettive che ci provano, perché tutti ci proviamo nella vita, non è una colpa essere anaffettivi, l'hanno cresciuta così, non c'ha il linguaggio per poter esprimere amore, e William soffre terribilmente di questa cosa naturalmente, eppure in qualche modo riusciranno a trovarsi, perché la vita è così, no? In qualche modo ce la facciamo, dai che ce la facciamo. E quindi in questa vita un po' grigia di Stoner, che arriva a 42-43 anni e non ha più nessuna attesa sul futuro, non ha più memoria del passato e sta sprofondando in una specie di oblio, perché è continuamente estraneo alla sua vita. Non si può dire che odi la sua vita, no. Neanche è appassionato della sua vita. Sta galleggiando. La crisi dei 40 anni, sta galleggiando, e lì un'altra trasformazione avviene, perché entra nella sua vita Catherine, che è la giovane studentessa che frequenta uno dei suoi corsi. Dopo un anno che ha frequentato quel corso, l'amore tra i due si accende. Prima però chiediamoci, dunque, lì nel romanzo è molto chiaro, Stoner si sta lasciando andare a una depressione molto profonda, si lascia sprofondare nel nulla della sua vita, inizia il capitolo successivo, si parla di Catherine e lì inizia qualcosa di completamente nuovo. Alle volte la vita è così, no? Uno sta dicendo: vabbè, ma io dove sto andando nella vita? La mia vita ormai non ha più niente da darmi, è tutta cenere, eccetera, e poi accade qualcosa che ti riaccende l'esistenza, che ti rimette in pista. Ecco, esattamente così che accade nel romanzo. Ma perché Stoner arriva a quel punto di tristezza così profonda? Uno legge il romanzo e trova un uomo che continuamente si rassegna, si ritrae, non combatte. È difficile etichettare Stoner, no? Non sai se è un eroe che sa adattarsi bene alle circostanze faticose della vita, o se è uno che proprio non ci prova. Continuamente si ritrae,
a leggere con attenzione, uno vede che anche in casa sua, nel rapporto con Edith, proprio perché Edith diventa compulsiva nel cercare di dare una forma alla sua vita, Stoner viene gradualmente messo da parte. C'ha il suo studio, che mentre Edith era via con la madre vedova, lui risistema, dà un tono allo studio, tira via la vernice dei mobili vecchi per renderli nuovi, bello, è l'immagine di un uomo che sta dando forma al suo mondo. Poi torna la moglie, che ha fatto la sua trasformazione esteriore, e comincia a trasformare la casa, e Stoner deve lasciare il suo studio, deve spostarsi in veranda, dove fa un freddo biscio d'inverno, un caldo tremendo d'estate, perché lei dice, sì dai, mettiti di là, mettiti di là. E Stoner ci va. Uno legge, si incacchia pure, dice, oh ma porca miseria, ma fai ma di qualcosa, no? No, non dice mai niente. A un certo punto succede che Stoner invita i suoi studenti a casa, come fanno i docenti americani, no? Non so se lo fanno ancora, ma a quei tempi si faceva, per chiacchierare, discutere. E questa arriva regolarmente e comincia a spostare il discorso su quello che lei farà, quello che ha intenzione di fare. Cioè, gli studenti non vengono più. E Stoner lascia fare. A un certo punto, avendo liberato lo studio, si rende conto che la sua scrivania e il divano nella veranda che è piccolina non ci stanno, deve metterli in cantina. Vabbè. Un giorno torna e trova che nella veranda ci sono un sacco di oggetti rotti, di robe buttate lì, tappeti vecchi. E lei che dice, senti, guarda che in cantina prendono umidità, non va bene, non ti dispiace se li lasciamo lì per un po', eh? E lui non dice niente. E torna a casa, e questa qui si è radunata i suoi amici di lei, con cui fa teatro, e c'è la descrizione di Stoner che rientra in casa e questi lo guardano come un estraneo. Lui fa un cenno di saluto e poi batte in ritirata di là, sentendo le voci di quelli. Lui deve lavorare, ma questi hanno la voce alta. A un certo punto Edith vuole studiare il piano, compra il pianoforte e lo mette contro la parete dello studio di Stoner. E questo non dice niente. Quando abbiamo letto con un gruppo di amici questo romanzo qui, c'era la fronda dei maschi che diceva questo è un coglione, cioè è una... Le donne invece avevano uno sguardo più compassionevole, no? Perché ti viene la domanda, ma sei uno smidollato, cioè ma prendilo un po' per le corna la vita, cioè... E veramente uno fino alla fine se lo chiede, no? È un mite o è un debole? Non è la stessa cosa. Io dico che è un mite, però. Cioè, magari anche con i suoi tratti di debolezza, però... Vabbè. Soprattutto nella relazione con la figlia, con Grace, c'è una pagina, mamma mia, struggente, ti spacca in due. Quando quest'uomo che sta coltivando la sua paternità buona, sana, con questa bimba di 5 anni, 6 anni a quel punto, no? Mentre la moglie appunto è tutto in quei 2 mesi succede, un paradiso. Poi quando torna Edith, che poverina, non sa come si fa la mamma, ha fatto di tutto per non fare la mamma, ha fatto di tutto per rimanere incinta, perché a un certo punto ha deciso che deve avere un figlio. E c'è la descrizione dei rapporti sessuali con Stoner, con questa che lo aspetta come una iena perché vuole il figlio. Poi, quando rimane incinta, non esiste più. Adesso mi sono perso. Ecco, sì, quando poi ritorna Edith, c'è quella scena in cui una sera Stoner, nel suo studio, quando ancora lo studio, è lì con Grace che fa i suoi compiti sul suo tavolino lì di fianco nella penombra. Entra Edith e dice: Grace, tuo padre sta lavorando, non devi disturbarlo, vieni fuori. E Stoner e la figlia rimangono interdetti. Stoner cerca di dire: ma no, guarda che non mi disturba, ho detto che devi uscire, vai. E Williams dice: Stoner in quel momento non si rende subito conto di quello che sta capitando, se ne renderà conto man mano. Quello che sta capitando è che Edith sta prendendo Grace e la porta fuori dalla vita del padre.
E questo sarà un motivo di amarezza e di tensione nella Grace adulta, diventata grande, alcolizzata. Grace dirà a suo padre: sì, da un lato io e la mamma siamo stati una delusione per te, dall'altro tu non è che hai fatto tanto per tenermi con te. Nel mondo degli affetti Stoner non ha un posto, per cui quando si accende la scintilla di Catherine possiamo anche immaginare che Stoner si lascerà incendiare. Nel mondo accademico Stoner cerca di resistere un po' di più, non molto però, o meglio, no, nel mondo accademico Stoner ha un principio. In università ci devono stare gli insegnanti capaci e quindi impedisce l'accesso alla cattedra a uno scugnizzo di Lomax, appunto, quello con la gobba, deforme anche lui, questo giovane, che si vede che non è tagliato per l'insegnamento, si vede che ha dei problemi non risolti, insomma, e quindi Stoner dice no, guardate, no, Lomax fa di tutto perché Stoner rivede la sua posizione, ma Stoner dice no. È la prima volta nel romanzo che lo vediamo tenere una posizione. E Stoner la pagherà fino in fondo, fino alla fine della vita. Lomax glielo farà pagare. Ma anche qui, quando Lomax, che è il capo del suo dipartimento, gli confeziona un programma di insegnamento ridicolo, Lomax non dirà niente. Gli dà un calendario degli insegnamenti offensivo, con un'ora qui, un'ora là, un'ora là, e una perdita immane di tempo su temi ridicoli. E Stoner non dice nulla. Accetta le cose. È deplorevole rassegnazione? Oppure ammirevole capacità di adattarsi alle circostanze della vita? Boh, ognuno se la porta via sta domanda. Mi veniva in mente quell'apologo dei padri del deserto, ogni tanto lo raccontiamo, no? Dell'anziano padre spirituale che sta morendo, il giovane monaco che va e dice: Abba, dimmi una parola, cioè dammi un insegnamento che io possa portare via con me, una sintesi della tua vita, della tua sapienza. E il monaco anziano apre la bocca, la tiene aperta per un po', rivolta verso il giovane, poi la chiude e dice: hai capito? E quello dice: no, non tanto. Lui dice: cosa hai visto nella mia bocca? Ho visto la lingua. E i denti c'erano? No, i denti non c'erano. Ecco, impara questo, hai trovato il senso profondo delle cose, che è un modo per dire: la lingua si adatta, i denti sono duri, sono rigidi, di fronte agli ostacoli i denti si spezzano, cadono, la lingua trova modo di adattarsi, sì, come la lingua. Stoner, come la lingua, sa adattarsi alle circostanze faticose dell'esistenza? Oppure è uno che semplicemente lascia che le cose lo plasmino? Quando Catherine entra nella vita di Stoner, all'inizio Stoner ha paura. Ah, è in quel torpore, appunto, c'è la descrizione di lui che seduto alla finestra nel suo studio, la luce è spenta, fuori è una giornata in cui ha nevicato, quindi c'è neve, c'è biancore, c'è oscurità, l'oscurità e il biancore della neve si condensano, e Stoner si sente come attirare da questo nulla indistinto. È l'immagine, nelle intenzioni di John Williams, appunto di uno Stoner che si sta lasciando andare nella vita. Nei giorni dopo Catherine viene e gli dice: professore, lei un anno fa si era proposto di aiutarmi nella tesi, l'ho portato la mia tesi, può dare un'occhiata? E per due giorni Stoner lascia lì la cartellina, no? Catherine non è ancora nessuno nella vita di Stoner. Sente, c'è una bella espressione che dice, per ragioni che non comprendeva appieno, Stoner non si decideva ad aprire la cartellina e ad affrontare il testo, la cui lettura solo pochi mesi prima sarebbe stata più un piacere che un dovere.
lo guardava con aria stanca, come un nemico che voleva attirarlo in una guerra a cui aveva rinunciato. Williams, c'è questa espressione ogni tanto che dici, cosa vuol dire? Quale guerra? Lo guardava con aria stanca, come un nemico che voleva attirarlo in una guerra a cui aveva rinunciato. È la lettura di un altro testo che gli pesa? Oppure è la percezione che lì dentro c'è una scintilla che potrebbe accenderlo e che lui vuole lasciare andare perché non ci crede più? Oh, quei passaggi della vita in cui uno dice appunto non c'è più fuoco per me, e poi quando la scintilla arriva magari all'inizio dici no, non lo voglio, ho preso troppe fregature, troppe sberle, no, non ci credo più alla passione per la vita. Però per fortuna la vita o il Dio vivente che ci crede bussano, ogni tanto tornano. Quando Stoner legge la tesi si incendia, si infiamma, perché a livello intellettuale dice ma che bello, ma che bella cosa, e quindi va da Catherine, la trova nel suo appartamento e nasce la sintonia sulla materia, per adesso è ancora sulla materia, ma quando poi Stoner si rende conto che nel cuore di questa giovane donna c'è spazio per lui, si sente compreso, perché lei a un certo punto dice come sono rimasta male, è stata una vergogna al seminario di un anno fa a cui ho partecipato, dove lei è stato maltrattato da quello studente, il discepolo di Lomax, è stata una vergogna, e lui vede che lei è rimasta male di questa cosa e si sente compreso. Sente nel cuore della giovane donna uno spazio di risonanza per il suo dolore e per la sua rabbia. Allora, magistralmente, Williams descrive l'inizio dell'interesse vicendevole senza dire granché, ma ce lo fa intuire. Leggiamolo quel passo, pagina 13. Colto alla sprovvista da quello sfogo, Stoner si fermò un istante in silenzio, poi disse, ma non deve preoccuparsi, sono cose che capitano, l'ingiustizia che ho subito l'anno scorso. Col tempo tutto si aggiusterà, non ha importanza. Ed improvviso, dopo averlo detto, si accorse che davvero non aveva importanza. In quell'istante capì che era sincero e per la prima volta, dopo mesi, si sentì alleggerito dal peso di una disperazione la cui gravità non aveva mai realizzato fino in fondo. Ah, ecco, allora vedi che ti bruciava il fatto di aver subito un'ingiustizia, anche se poi non dici niente a Lomax, vedi che però ti brucia, te la porti dentro questa cosa. Allora ce l'hai un peso dentro. Sì, ma non se lo dice lui. Ma nel rapporto con lei sente che può farlo emergere. E nel momento in cui lo fa emergere, non è più un peso. È forte, Quando ci sentiamo accolti, tante cose diventano sopportabili e non hanno più il peso di prima. Quando non ci sentiamo accolti, è tutto più pesante. Si chiama intimità, nessuno di noi può farne a meno nella vita. In quell'istante capì che era sincero e per la prima volta dopo mesi si sentì alleggerito dal peso di una disperazione la cui gravità non aveva mai realizzato fino in fondo. Stordito, quasi ridendo, ripeté, non ha importanza, davvero. Ma l'imbarazzo si era fatto strada. Quale imbarazzo? Perché? Perché stanno cominciando ad avvicinarsi. L'imbarazzo si era fatto strada e non riuscivano più a parlare liberamente come avevano fatto qualche istante prima. Di lì a poco Stoner si alzò, la ringraziò per il caffè e prese congedo. Lei lo accompagnò alla porta e sembrò quasi brusca nell'augurargli la buonasera. È successo qualcosa, eh? Sembrò quasi brusca. Si sta difendendo anche lei? Fuori era buio, sentite adesso, che roba. E una brezza primaverile soffiava nell'aria. Stoner respirò a pieni polmoni e sentì il suo corpo ritemprato dal freddo. Dal buio emerse l'improvviso una risata
che ruppe il silenzio, indugiò un istante e svanì. Cosa c'entra una risata qua? Che cacchio c'entra? Una risata? Cosa viene dal buio? Ma perché il mondo di Stone sta cambiando. Comincia ad esserci una Letizia. Si sta innamorando, che bello. Che carino, no? Quando il cuore cambia, anche le cose intorno cambiano. La nebbia tratteneva il fumo della spazzatura che bruciava nei cortili sul retro e mentre camminava lento nella sera, respirandone l'odore e sentendo sulla lingua il sapore tagliente dell'aria, gli parve che quel momento fosse abbastanza e che non avesse bisogno di molto di più. Non è meraviglioso? Vedo che non riesco ad accendervi, ragazzi. Sarà anche il freddo della serata. Però è meraviglioso. Gli parve che quel momento fosse abbastanza. Ma non sta succedendo niente. Cosa vuol dire abbastanza? No, non è vero che non sta succedendo niente. Sta succedendo tutto. Si sta riaccendendo alla vita. E che non avesse bisogno di molto di più. Noi abbiamo bisogno di innamorarci della vita. Dopo, come avviene? Avviene attraverso un innamoramento clandestino? Magari avviene così. Avviene attraverso l'incontro con una pagina di letteratura? Avverrà così. Avviene in un momento di preghiera intensa? Magari avviene così. Ma non cominciare a mettere i limiti a dire questo sì, questo no, da subito. Inizia a interrogarti che cosa mi sta dicendo questa esperienza che vivo, che sta sorgendo. Cosa mi sta dicendo di me? No, però ho paura perché così vado in crisi. Così vai in crisi. Se devi viverti la crisi, te la devi vivere la crisi, Cosa fai? Ti trattieni? Imparerai a starci dentro. In modo responsabile, in modo che non ti distrugga, in modo che tu non faccia del male, tutto questo. Ma non puoi continuare a scappare, perché se è la vita che bussa, se è il Signore della vita che bussa. Insomma, William esce da quella sera sentendosi vivo di quella forza vitale che gli fa dire: guarda, sono vivo, non abbiamo letto quel passo lì che è importante, mannaggia. Ragazzi, stasera disastro, ho perso completamente ogni riferimento. Torniamo indietro a pagina 10, scusate. Perché un romanzo troppo pieno, uno si perde. Ha vissuto la sua storia d'amore con Catherine, a un certo punto l'intervento di Lomax, il bastardo, lo costringe a... lo minaccia di far passare lei come la prostituta che accoglie un sacco di gente di nascosto nel suo appartamento, non va a colpire lui, va a colpire lei per colpire lui, no? E quindi capiscono entrambi che quel nutrimento d'amore che si sono dati, nutrimento d'amore clandestino, deve chiudersi. Dopo ci torniamo a questo, alla conclusione della loro relazione. Ma facciamo un passo avanti. 15 anni dopo quella conclusione, Stoner viene a sapere che Catherine, che non ha più visto, non si sono più sentiti, ha pubblicato un libro. E allora se lo compra, se lo fa arrivare e scopre che la dedica è a W.S., a William Stoner, no? E allora c'è la reazione di Stoner. Di colpo era come se Catherine fosse nella stanza accanto e l'avesse lasciata solo qualche istante prima. Sentì un pizzicore alle dita, come se la stesse toccando. Il senso di quella perdita, che aveva rinchiuso così a lungo dentro di sé, straripò, sommergendolo, mentre lui si lasciava portare alla deriva, oltre il controllo della sua volontà, perché ormai non voleva più salvarsi. E poi sorrise di gioia, come sull'onda di un ricordo. Pensò che aveva quasi 60 anni, e avrebbe dovuto essersi lasciato alle spalle la forza di una tale passione, di un tale amore, ma sapeva di non averlo fatto. Sapeva che non l'avrebbe fatto mai. Oltre il torpore,
l'indifferenza, la rimozione. Quell'amore era ancora lì, solido e intenso, non se n'era mai andato. In gioventù quell'amore l'aveva dato liberamente, senza pensarci. L'aveva dato a quella conoscenza che gli era stata rivelata quanti anni prima da Archer Sloane, l'amore per la letteratura. L'aveva dato a Edith nei primi ciechi, folli anni del corteggiamento del matrimonio. Ha veramente amato Edith, la ama ancora in qualche modo. E l'aveva dato a Catherine, come se fosse stata la prima volta. Stranamente, l'aveva dato a ogni momento della sua vita. E forse l'aveva dato più pienamente proprio quando non si rendeva conto di farlo. Non era una passione della mente e nemmeno dello spirito, era piuttosto una forza che comprendeva entrambi, la mente e lo spirito, come se non fossero che la materia, la sostanza specifica dell'amore stesso. A una donna o una poesia, il suo amore diceva semplicemente: guarda, sono vivo. Oh, che bello. Guarda, guarda, sono vivo. L'esclamazione sorpresa di chi dice: io sono vivo. E questa è la sostanza del suo amore. Che cos'è l'amore? È dire: io sono vivo. Catherine e William decideranno di lasciarsi perché capiscono che non si può fare altro. Sono grati dell'amore che si sono dati, che ha permesso a ognuno di diventare migliore. Metto lì dei passi che sostanziano questa cosa che dico, ma ormai siamo alla fine del tempo. Ma l'amore che si donano permette a entrambi di maturare. Stoner riprende in mano quel libro a cui aveva lavorato e che a un certo punto, depresso, aveva abbandonato. Ma quando ti riaccendi nell'amore, riprendi in mano ciò che è tuo. E l'amore è un'esperienza di espansione, anzitutto, no? È quell'esperienza per cui nello sguardo di un altro ti ritrovi, capisci che esisti. Ho messo lì questo passaggio di Monte di Dio di Henry De Luca, che lo dice così, no? Nella forma dell'adolescente, che scopre che riflette sul fatto che lui non era tanto convinto di esserci, di essere al mondo, di esistere, finché non gliel'ha detto la ragazzina di cui si è innamorato. Maria dice che io ci sto, e così ecco qua che me ne accorgo pure io che ci sto. Mi chiedo da solo: ma non me ne potevo accorgere per conto mio di esserci? Pare di no. Pare che ci vuole un'altra persona che avvisa. E Stoner, come ognuno di noi, comincia a guardarsi con occhi diversi quando si scopre amato. L'adolescente, ma anche il giovane, l'adulto, no? Che quando si scopre amato, poi si mette davanti allo specchio e dice: ma forse non sono così male se lei, se lui trova in me qualcosa di buono. È vero che succede così? Ricordate? Quando eravamo giovani? E dai, era così, no? Uno nasce alla vita nell'amore. Io non ho l'esperienza dei figli, ma immagino che succeda anche così, no? Che uno nello sguardo del figlio, quanti genitori mi dicono: io ho una vita difficile, ma quando torno a casa e mio bimbo mi sorride, io non ho l'esperienza dei figli, neanche quella del cane, neanche il cane mi sorride. Cosa devo fare? No. Allora, vorrei spendere mezza parola su questo. Capite che sono temi che, come dire, che poi deflagrano, no? Se qualcuno vuole, poi viene e ci prendiamo il tè e o mi tira una testata oppure mi chiede di spiegare cosa intendevo. È chiaro che l'amore di William e Catherine è un amore clandestino. Sono amanti, ok? Stoner è un uomo sposato con Edith, ok? Questo è il peso specifico della tua vita. E vai a flirtare con la giovane, ok? Però prima di giudicare moralmente, noi dobbiamo ascoltare l'esperienza viva.
L'esperienza viva è che succede nella vita che un uomo o una donna, scoprendo acqua al di fuori del giardino dove l'acqua non c'è più, ha bisogno di bere. È ragione di natura. Se hai sete, vai a bere dove trovi l'acqua. Questo accade. Dico che accade anche a un prete, così lo chiariamo subito. Uno esce dal seminario dicendo, mi ricordo, questo è registrato, vero? Sì. Mi ricordo l'anno prima di diventare prete, eravamo in seminario e avevamo fatto una settimana in una famiglia, noi seminaristi diaconi, in una famiglia, ogni diacono in una famiglia, lì a Busto, che ci accoglievano e stavamo con loro qualche giorno. E io ero capitato in questa famiglia dove c'erano due psicologi, marito e moglie, che una sera, ricordo, parlavamo della formazione in seminario e dicevano: guarda, noi ci chiediamo se in seminario vi preparano allo shock dell'innamoramento, perché secondo noi non vi preparano granché. E io dentro di me dicevo: ma che cacchio dicono questi qua? Io non mi innamorerò. Ma dai, io sono radicato nel Signore, nel Dio vivente, ma dai, il mio cuore è tutto lì. E naturalmente fuori dicevo: e dentro dicevo: ma figurati. E poi dopo qualche anno ti innamori, succede. E allora vivi tutta quella gamma di sentimenti che fino a quel momento non hai conosciuto dentro di te. Tanto più se non hai avuto esperienze amorose significative prima di entrare in seminario. Io sono entrato a 22 anni, mi chiedo quando entravano in quinta elementare, porca miseria. O ero una molto precoce o se no, no? Ragazzi, sto sbracando completamente, qui siamo... No? Allora, uno scopre la gelosia, l'invidia, no, invidia dopo è successo, no, la gelosia. Io non sono mai stato geloso, a un certo punto sento questo bruciore quando quello lì si avvicina a quella lì e dico: porca miseria, che cos'è? Si chiama gelosia, benvenuto nel gruppo. Da quel momento ho potuto comprendere un po' di più la gelosia delle persone che accompagno. Uno sente un'energia pazzesca quando si innamora. Ci mette un sacco di energia nelle cose che fa. Allora dopo un po' capisce anche che è importante sentirsi preziosi per qualcuno. Allora potrai cercare di accompagnare meglio le persone che entrano in crisi perché si innamorano di altri che non la moglie o il marito. Puoi tenere a freno il giudizio, puoi essere uno spazio di accoglienza per una persona che si racconta e dice, come Stoner: guarda, io la mia vita è diventata cenere per responsabilità mia, perché ho una moglie anaffettiva, io ho incontrato questa donna, sento di rinascere, sono in crisi, ma anche non sono in crisi, e puoi ascoltare senza fargli subito percepire che sta andando fuori strada. Ma questo lo puoi fare se ci sei passato tu. Allora dico, diamo alla vita la possibilità di sorprenderci. Che non vuol dire facciamo tutto quello che ci viene in mente, capito? Non banalizziamo, non sto dicendo questo, ovviamente. No, non è la fiera degli ormoni. Ah, siccome diviene l'ormone, allora vai... Non sto dicendo questo. Sto dicendo che la vita ha un potenziale educativo straordinario se hai il coraggio di metterti in gioco. Capitemi anche qui, non sto dicendo allora adesso andiamo fuori a cercare relazioni clandestine. No, non sto dicendo questo. Sto dicendo di leggere Stoner, dai, così sì, lui lo spiega meglio. Comunque, quando arriva il momento in cui va fatto questo taglio di separazione, Stoner e Catherine insieme lo fanno ed è una profonda forma di amore.
dobbiamo leggerlo quel passo, pagina 15 in fondo. Stoner si sdraiò sul divano e guardò il soffitto basso e scuro che era stato il cielo del loro mondo, no? L'appartamento di Catherine. Poi disse con calma: «Se rinunciassi a tutto, se me ne andassi via così e basta, tu verresti con me, vero?» «Sì», disse lei. «Ma sai che non lo farò, vero?» «Sì, lo so». «Perché in quel caso», Stoner spiegò a se stesso, che tenero, «niente avrebbe più senso. Niente di quello che abbiamo fatto, di quello che siamo stati finora. Io non potrei più insegnare e tu diventeresti qualcos'altro. Entrambi diventeremo qualcos'altro, qualcosa di diverso da noi. Non saremmo niente. Niente. Mentre almeno fino ad ora siamo rimasti noi stessi e sappiamo di essere quello che siamo». «Sì», disse Catherine. «Perché in fin dei conti», proseguì Stoner, «non è Edith e nemmeno Grace, o la certezza di perdere Grace, la figlia, che mi trattiene qui. Non è la paura dello scandalo o di quello che potremmo soffrire tu e io. Non sono le difficoltà che dovremmo attraversare. E nemmeno l'eventuale perdita di ogni affetto. È la paura di distruggere noi stessi e tutto quello che facciamo. Il punto d'arrivo della vicenda di Stoner è che alla fine, sul letto di morte, cercherà di tirare le fila della propria vita e dirà: «Ma io sono un fallito. Perché volevo coltivare l'amicizia e non ho saputo coltivarla. Volevo un matrimonio tranquillo, l'ho avuto e l'ho mandato in rovina. Volevo l'amore, l'ho trovato e poi ho lasciato Catherine. Avrei voluto essere un insegnante, lo ero diventato. E però so che sono stato per la maggior parte del tempo un insegnante mediocre. A guardarmi con gli occhi di un altro, riconosco che la mia vita è stata un fallimento». E però quello che deve fare Stoner è proprio di smetterla di guardarsi con gli occhi di un altro. Su questo è proprio Ivan Illich, ecco qui un momento di collegamento molto forte col racconto di Tolstoi. Deve smetterla di guardarsi con gli occhi di un altro. Quella è la tua vita, ama la tua vita. Quanto hai imparato dalla tua vita? Anche dai suoi passaggi faticosi e drammatici, quanto hai imparato dalla tua vita? Hai fatto quello che hai potuto, come ognuno di noi. Questo ti rende ricco, se lo accogli. E allora leggiamo il passo conclusivo. Una specie di gioia lo colse, come portata dalla brezza estiva. Tone sta morendo di tumore. È nella sua veranda, si è riattivato anche una forma di intimità molto leggera, ma anche nutriente, significativa con Edith, che sapeva della storia di Catherine, peraltro, non le interessava neanche, almeno non lo dava a vedere, ma sapeva che si sarebbe conclusa, diceva. Comunque si è riattivata una forma di complicità, anche in qualche modo di vicinanza. Gli sembrava, ormai ricordava a malapena di aver pensato al fallimento, qualche giorno prima, quando diceva «io sono un fallito», come se avesse qualche importanza. Gli sembrava che quei pensieri fossero crudeli, ingiusti verso la sua vita. Vaghe presenze si affollavano ai bordi della sua coscienza. Non riusciva a vederle, ma sapeva che erano lì, a raccogliere le forze in cerca di una palpabilità che non era in grado di vedere né di sentire. Quando una persona sta morendo e senti che la stanza si riempie di presenze, si stava avvicinando a loro, lo sapeva, ma non c'era alcun bisogno di correre, poteva ignorarle se voleva, aveva tutto il tempo del mondo. Una morbidezza lo avvolse e un languore gli attraversò le membra. La coscienza della sua identità lo colse con una forza improvvisa
e ne avvertì la potenza. Era se stesso e sapeva cosa era stato. La testa si voltò. Il comodino era carico di libri che non toccava da tempo. Vi lasciò scorrere la mano per un istante e si stupì della sottigliezza delle dita, dell'intricata articolazione delle giunture mentre le fletteva. Vedete, anche questo è un momento di grazia. È pienamente presente a se stesso. E come allora nell'incontro con la letteratura sente il sangue che gli scorre, così qui sta vedendo. Mi ricordo, mi viene in mente adesso mia mamma che sul letto di morte il giorno prima di morire in ospedale faceva così e diceva: le mie dita diventano ali, diventano piume, no? E si meravigliava, si guardava le dita come se le vedesse per la prima volta. Eccolo qua. Sentì la forza dentro di loro e lasciò che prendessero un libro dal mucchietto sul comodino. Era il suo libro che cercava. E quando la sua mano lo prese, quello che lui ha pubblicato, sorrise vedendo la copertina rossa tanto familiare, ormai sbiadita e consumata dal tempo. Poco gli importava che il libro fosse dimenticato e non servisse più a nulla. Perfino il fatto che avesse avuto o meno qualche valore gli sembrava inutile. Non si illudeva di potersi ritrovare in quel testo, in quei caratteri scoloriti, e tuttavia sapeva che una piccola parte di lui, che non poteva ignorare, era lì e vi sarebbe rimasta. Aprì il libro e mentre lo faceva, il libro smise di essere il suo. Lasciò scorrere le dita sulle pagine e sentì un fremito, come se quelle fossero vive. Il fremito gli attraversò le dita e corse lungo la carne e le ossa. Guardate che bello, adesso dal libro sta prendendo forza. Il fremito corse lungo la carne e le ossa. Ne era profondamente cosciente e aspettò fino a sentirsene avvolto, finché l'eccitazione di un tempo simile al terrore non lo immobilizzò nel punto in cui era steso. La luce del sole, attraversando la finestra, brillò sulla pagina e lui non riuscì a vedere cosa c'era scritto. Le dita si allentarono e il libro che tenevano si mosse piano. E poi rapidamente lungo il corpo immobile, cadendo infine nel silenzio della stanza. Ragazzi, vi chiedo scusa perché ho proprio abbandonato ogni filo logico questa sera. Stoner mi ha messo in difficoltà perché c'era troppa passione. Siamo anche andati molto lunghi, ma quello che volevo dire stasera è che la vita è proprio bella. È incasinata, è inguaiata, abbiamo i nostri momenti di fatica, di travaglio, però merita proprio di essere vissuta, no? Ce lo diciamo? Dai, facciamo un applauso alla vita così com'è. Dai. E lo facciamo ringraziando il Dio vivente, chiedendo di essere radicate nella nostra vita, chiedendo di farcene carico per poterla vivere con intensità e fino in fondo, cioè condividendola. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Valeriano è là con il banchetto libri, se vogliamo fare un giretto. La prossima volta, 16 febbraio, ci troviamo invece con un libretto di tutt'altro genere, Nudi e crudi di Alan Bennett, del bro simpatico, umoristico. Buonanotte, buonanotte a tutti.